fare i carciofi in padella iniziamo con il tagliare un limone a metà, ci strofiniamo le mani, in questo modo non diventeranno nere. In alternativa puoi utilizzare dei guanti monouso, ma io mi ci trovo meglio così. Poi andiamo a spremere il succo all'interno di una ciotola contenente dell'acqua. Mettiamo da parte e iniziamo con la pulizia del nostro carciofo. Tagliamo la parte esterna, poi tagliamo a metà. Questi sono carciofi, come sempre, della campagna di mio marito. E poi andiamo ad eliminare le foglie esterne più coriacee e più dure. Comunque ti accorgi che sei nella parte tenera quando raggiungi la parte verdina giallognola, questa, che non vanno logicamente tolte. Ed inoltre andiamo a spuntare la parte inferiore. Poi con l'aiuto di un cucchiaino andiamo a scavare la parte centrale. Questo perché c'è una barbetta con delle spine che sarebbero e risulterebbero fastidiose al palato, quindi si devono eliminare. Questa barbetta centrale si chiama fieno e non è presente qualora i carciofi sono freschi, come in questo caso, perché sono stati appena raccolti. Dividiamo a metà e poi ricaviamo delle striscioline e tuffiamo all'interno dell'acqua acidulata. Perfetto, a questo punto verso un filo d'olio all'interno della pentola o della padella, cipolle tritate e uno spicchio d'olio se ti piace, io non ce l'ho quindi non lo metterò, poi due filetti d'acciuga che sono facoltativi ma secondo me danno quel tocco in più ai carciofi, gli danno quel sapore siciliano, e lasciamo soffriggere. Adesso vado ad aggiungere i carciofi, menta o prezzemolo, io preferisco sinceramente la menta perché dà anche profumo, sale, pepe, peperoncino e sfumiamo con il vino bianco. Mescoliamo, copriamo e lasciamo cuocere tutto per alcuni minuti.